Le note della banda cittadina, intrecciate con le voci dei bambini di una scuola tra le note, hanno dato il via domenica scorsa all'appuntamento ormai storico di sapori e aromi d'autunno, il Salotto del Gusto. Dopo l'inno di Mameli, il sindaco Seri, insieme agli organizzatori, gli assessori e consiglieri regionali e al presidente della provincia, hanno tagliato il nastro della 34esima edizione. Nonostante il tempo, il CODMA è riuscito a contenere i presenti che hanno affollato la struttura fino al calar del sole e che hanno acquistato e assaggiato dai numerosi espositori i prodotti del nostro territorio. La 34esima edizione è stata l'occasione per celebrare il premio Marche Nostre, il riconoscimento che viene conferito a persone, aziende, operatori ed esperti del settore che quest'anno sono andati a Davide Eusebi, giornalista enogastronomico, Lucio Pompili, chef e vignaiuolo, al distretto biologico Terre Marchigiane, all'associazione La Via della Seta ed infine all'azienda agricola biologica San Cesareo. Salotto del Gusto perché c'è di tutto quello che c'è di più buono nella regione Marche, nella provincia, nel territorio di Fano. Dico di Fano perché questa è oltretutto la festa della città, è una festa della città perché riteniamo che sia effettivamente una festa dei sapori, una festa degli aromi dove c'è di tutto di più da apprezzare e da acquistare. Quello che è importante è che la fiera è ricca di prodotti, quello è l'importante e sono il biglietto da visita per i consumatori, gli amici, gli appassionati di questi prodotti che oggi nell'ambito della manifestazione circoleranno sicuramente numerosi e vi seguirà anche domenica prossima, 27 novembre. E appunto domenica prossima spazio ad altrettante iniziative con l'ottava camminata del gusto e del cuore alla scoperta delle campagne fanesi, organizzata dai Viandanti dei Sapori, Fondazione Lotta all'Infarto di Pesaro e Olimpia Ginnastica di Cucurano. Seguirà degustazioni di oli, formaggi, salumi e vini con la staffetta del Bianchello. Non mancheranno le mostre d'arte dell'associazione Pro Arte e l'intrattenimento con musica accompagnata da Caldarroste, Vin Brulè e Maritozzi. Invitiamo tutti appassionati di questa manifestazione che è la festa della città di Fano, sapori e aromi d'autunno, il Salotto del Gusto, a venire a degustare, ad apprezzare, ad acquistare ovviamente i prodotti che noi abbiamo selezionato per voi, per il pubblico. E i produttori vi accoglieranno a braccia aperte e noi altrettanto.